Ciao a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video di Mindtest. Io sono sempre Mazzetest. Allora, ci eravamo lasciati che si stava facendo notte, quindi adesso andiamo a dormire benissimo. Allora, ci stavamo occupando, se non ricordo male, delle piantagioni, appunto. Cioè, queste piantagioni. E dovevamo finire di piantare. Allora, qua abbiamo messo uova e latte, pomodori e arance, patate. Poi, ecco, poi abbiamo bisogno di una nuova zappetta. Allora, facciamo questa nuova zappetta. Poi qua direi che potremmo metterci il grano, no, il carote. Carote o pomodori? Carote, pomodori, cotone. Carote. Quante ne abbiamo? Quattordici. Annaggia, qua abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, se non mi ricordo male. 2, 3, 4, 5, infatti era 5. 3, 4. 5, eccoci qua. Aspettate un attimo. Scusate un attimo. Allora, mettiamo qua, avevamo detto 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cosa sto contando? Non sto capendo più niente. No, sto dicendo cavolate. Qua mi bastano di sicuro i semi perché sono pieno. Siamo pieni di semi di carote. Ok, benissimo. Adesso cosa possiamo metterla? Potremmo per esempio mettere. Ecco, il cotone non è che ci serva più di tanto. Il grano invece ci servirà abbastanza, quindi diciamo che per adesso facciamo una fila intera di grano. Vediamo quanti ne abbiamo in realtà. 16. Ma sì, noi facciamo così. Facciamo che mettere tutto grano, che un po' di grano non fa mai male. Anche perché comunque forse uno dei. Degli alimenti più utili. Però forse abbiamo sbagliato qua a mettere tutta. A lasciare tutti questi spazi perché poi si creeranno le erbacce, infatti. Vabbè, comunque io direi che per ora questo spazio è abbastanza grande. Poi magari lo espanderemo da questo lato più avanti. Ah, là c'è il deserto, mi ero già dimenticato. Comunque lo espanderemo. E adesso invece facciamo che mettere magari una chest là apposta per le questioni di ortaggi, insomma. Prendiamo una bella chest. E la mettiamo qua. Sì, qua mi piace. Mettiamo in ordine. Uova, pomodori, arance, latte, rhubarb, non so che cosa sia. Così. E pumpkin, che non abbiamo ancora piantato, ma che poi provvederemo a mettere.
Altro però non abbiamo. Magari abbiamo lasciato qualcosa qua in quest'altra cesta, non mi ricordo. Adesso controlliamo. No, questa cesta è vuota. Infatti l'ho controllato un attimo fa. Sono stato un po' sciocco. Però comunque allora, qua è a posto. Quelle due cose non ci interessano. Benissimo. Allora, andiamo a piazzare quest'altra erbaccia qua dentro. Sto letto bianco proprio non è che sia un granché. Ah no, le erbacce, siamo pieni di erbaccia. Mannaggia. Allora, facciamo fuori sta roba, togliamo questo, togliamo questo. Dei lingotti, questi potrebbero servire, allora. Facciamo che potrebbe servirci una cesta per... Potrebbe servirci una casa, innanzitutto, eh. In realtà. Potrebbe servirci una casa, sì. Ehi, dove diamine fi... Dove è finita, scusate? Ah, stavo andando proprio nella direzione opposta. Che sciocco. Vabbè, comunque questa casa la faremo in... Cobblestone? Sì, dai. E ce ne abbiamo anche abbastanza. Allora, quindi magari... In questo episodio... Dopo aver fatto le nostre coltivazioni iniziamo a fare la piccola casetta. Beh, piccola, adesso vediamo un attimo come verrà. Una cosa, non lo so, tipo così. Molto squadrata, molto sul rettangolare. Poi dopo magari ci faremo dei piani sotto. Ma sì, andiamo così, quello farà parte del giardinetto, diciamo, dai. Verrà un po' in lungo. Ma sì, comunque in questi giorni ho giocato anche un po' a Minecraft. E quindi sono un po' in ritardo con le registrazioni, però comunque caricherò i video abbastanza regolarmente come ho fatto sino ad ora, cioè più o meno una settimana alla fine, alternando quelli di Mindtest con quelli di non Mindtest, diciamo così, con di altri giochi. Quindi ora qua siamo a posto, questa erbaccia non mi piace. E poi siamo a posto. Allora qua mettiamo della terra. Ok, facciamo magari una continuazione, non lo so. Una cosa tipo così. Che possa sembrare tipo ingresso della miniera. E qua facciamo... ecco, abbiamo finito la cobblestone. No, ne abbiamo ancora uno stack intero, benissimo. Ecco, una roba così. Ma sì, non sta male. E... Boh, qua dovremmo metterci una porta, probabilmente... No, mettiamo una porta di qua. Innanzitutto per andare alle coltivazioni. E poi... E poi basta. Credo che però non siano necessarie altre porte in realtà, eh. Anche perché non abbiamo altri posti dove andare. Per ora mi sembra giusto così. Allora facciamo che... Allora qua mettiamo cobblestone. Voglio fare un sacco di vetri. Cioè tipo tutta a vetri. Tranne le mura che sono portanti, insomma. Ecco, tipo così. Ecco, qua dietro il letto potrei anche non mettere tanto vetro. Facciamo tipo...
tipo solo la parte superiore. Allora, abbiamo detto che la facciamo alta 3, quindi qua ci sia un vetro e poi dopo il tetto, benissimo. Se mi piace come idea. E qua facciamo che ci va poi il tetto, insomma. E potremmo anche farla su più piani, magari. Ho piazzato un blocco sbagliato. Sta tornando notte. Allora, io direi che visto che oggi non ho tanto tempo per registrare, che finisco di mettere questo po' di cobblestone che ho. E poi, boh, ci vediamo la prossima volta. Tanto ho comunque ancora un po' di video da caricare. Ho una certa scorta. Che poi per le visualizzazioni che ci sono. Ma io non demordo, credo che comunque possa essere interessante questo tipo di. Possa essere interessante questo tipo di video, perché io all'inizio quando mi sono messo in quest'ambito non avevo nessun punto di riferimento. E secondo me può essere molto, molto comodo. Certo, magari non è così appassionante vedere me che gioco. Però magari più avanti si potrà fare una serie in multiplayer o un qualcosa di un po' più particolare, magari usando Mumble, che è un software open source tipo TeamSpeak. Non so se qualcuno di voi conosce TeamSpeak. Qua metteremo un blocco così per la porta, perfetto. Il resto lo mettiamo tutto di vetro e poi dovremo chiudere il tetto in questo modo, però ci rimane ben più poca cobblestone. Allora io direi che per oggi la chiudiamo così e continuiamo la prossima volta. Per questo video è tutto, vi ringrazio se avete visto tutto. Vi chiedo se potete mettere un mi piace o iscrivervi al canale. E ciao a tutti!